Questa è Onda Studio 2, Web Radio, Feel the Wave. Nando Silvestri e l'attrice Piera Russo presentano La finestra tra le note, viaggio fra poesia dialettale e teatro, musiche di Juan Sanchez, regia Gianni Di Lauro. Salve e benvenuti nuovamente a Onda Studio 2, la web radio che si occupa di cultura. Questa sera registriamo un podcast dal titolo La finestra tra le note. La finestra è uno scenario che si apre sul dialetto napoletano, sulla musicalità e sulle potenzialità del dialetto napoletano, e le note rappresentano le note delle canzoni liriche del Cinquecento che diedero luogo proprio ai primi scritti in dialetto napoletano. Tutto questo dopo la sigla. Con me c'è Piera Russo, attenzione, l'attrice casertana, orgogliosamente casertana, che ho voluto con me, che reciterà anche alcune poesie di mia fattura. Sigla. Rieccoci in studio, questo è Onda Studio 2, la web radio che si occupa di cultura, di condivisione, di comunicazione. Questa sera questo podcast si intitola La finestra tra le note, come dicevo poc'anzi, perché è uno scenario che si apre sulla lingua napoletana, sulle potenzialità, sulle sfumature del dialetto napoletano, e tra le note perché, come dicevo poc'anzi, facciamo riferimento alla musicalità del dialetto napoletano, alle sue origini liriche che in qualche modo sono riconducibili al Cinquecento. Ebbene, è il caso di ricordare che il dialetto napoletano
risente delle vicissitudini storiche e territoriali che in qualche modo interessano l'Italia, e i primi scritti in maniera molto approssimativa in volgare napoletano sostanzialmente sono riconducibili al Medioevo. Solo con il tempo assumono una forma più autonoma, più indipendente, più specifica, e dobbiamo aspettare appunto il 400, il 500, l'umanesimo e il Rinascimento affinché possano delinearsi con maggiore puntualità. Ebbene, è il caso di ricordare che il dialetto napoletano non deriva assolutamente da quello italiano, è una lingua a sé, è una lingua romanza, e che come tale deriva appunto dal latino, quindi come dicevo ha un collegamento con le origini della dominazione romana, quindi anche del greco, e il greco influenzerà anche il carattere un po' dei napoletani. Magari se abbiamo tempo sostanzialmente parleremo dopo di epicureismo, insomma sentendo anche il parere di Pinarusso che è con me e che reciterà alcune poesie in dialetto napoletano che io ho scritto. Vediamo come questo dialetto napoletano in qualche modo assume una forma sui generis con due poeti particolari del Cinquecento, che sono Basile e Giulio Cesare Cortese, che sostanzialmente danno luogo a dei poemetti molto scherzosi, molto divertenti, e nello specifico il primo poemetto, diciamo, in lingua napoletana riconducibile a Giulio Cesare Cortese è quello delle Vai a Seidi, un poemetto che parla delle storie d'amore un po' turbolente fra le cameriere, le domestiche di una famiglia di nobili e i rampolli di questi nobili, i figli di questi nobili. In qualche modo gli scritti in qualche modo assumono una forma scherzosa, ironica, e questo è già, come dire, l'imprinting che il napoletano riceve dalle modalità con le quali viene articolato in questi piccoli componimenti, e sono componimenti che poi vengono anche musicati, assumono forme musicali, nello specifico assumono forme liriche come vedremo un po' più avanti. E nello specifico dobbiamo considerare che queste forme musicali erano già state in maniera disordinata assemblate per quanto attiene il dialetto napoletano, però fu un tedesco, Giovanni da Colonia, che aveva la tipografia a Napoli, un editore, a definire queste traduzioni, e quindi, come dire, a iniziare il percorso della scrittura in dialetto napoletano vero e proprio. Quindi in qualche modo il dialetto napoletano diciamo crea, ecco, una musicalità di fondo che sostanzialmente poi influenzerà diciamo l'atmosfera della comunicazione partenopea. Una comunicazione che chiaramente, come in tutti i periodi storici, sostanzialmente segue anche le altre arti, come il teatro. Chiaramente sul teatro posso dire ben poco, e non è ovviamente un caso che con me è di nuovo Pinarusso, che lo voglio ricordare, è un'attrice cinematografica e teatrale orgogliosamente casertana di San Nicola alla Strada. Ha lavorato con attori del calibro di Tommaso Bianco, che hanno fatto parte della compagnia di Edoardo De Filippo, ma tanti altri come Simone Schettino e Lello Arena. Quindi ha un po' in sé questa napoletanità anche diciamo intrinseca nell'ambito della sua visione dell'arte, e chiaramente è una visione che responsabilizza, perché sostanzialmente è una visione basata sullo studio profondo dell'umore napoletano, quindi un umore che in qualche modo si dipana nelle sue forme e si declina in tutti i suoi aspetti, anche quelli teatrali. Quindi la costante è sempre la comunicazione, la condivisione, quindi una condivisione molto particolare che non trova eguali per sfumature caleidoscopiche che noi non troviamo assolutamente in altre lingue, nemmeno nell'italiano. Quindi intanto è una lingua romanza, lo ricordavo prima,
e quindi è come se si potesse accostare al francese e allo spagnolo, con cui condivide alcune terminologie. Quindi questa sera praticamente noi vogliamo fare un piccolo viaggio sulla definizione di questa lingua e nelle sue declinazioni artistiche. E Piera chiaramente adesso ci parla proprio della, ecco, della, dell'aspetto culturale, dell'aspetto teatrale del dialetto napoletano, di come in qualche modo il dialetto napoletano è vivido nell'aspetto teatrale. Piera, che cosa ci dici a tale proposito? Buonasera. E allora, diciamo che sì, io mi sono parecchio interfacciata con il dialetto, soprattutto teatralmente. E mi viene subito da dire che il dialetto in generale, e ancora di più forse il napoletano, sono delle lingue che nascono dal popolo, quindi sono lingue estremamente carnali, e proprio per questo si prestano moltissimo a, diciamo, a stare in teatro. E proprio perché sono delle, appunto il napoletano è comunque un dialetto con una sonorità fortissima e che riesce a rendere in maniera incisiva alcuni concetti e alcune anche proprio espressioni tra le persone, quindi diciamo che è un po' una sorta di tesoro che noi possediamo. Tesoro, infatti, scusa che ti interrompo, è patrimonio dell'UNESCO il dialetto napoletano. Non mi stupisce. E infatti, vabbè, io ho anche lavorato, già lo dissi la scorsa puntata, lo ripeto per chi non l'ha ascoltata, io ho lavorato comunque al San Ferdinando e con anche dei testi di Ruggero Cappuccio, che è un autore contemporaneo che scrive sia in napoletano che in siciliano, e lui ha proprio deciso di fare questa scelta proprio perché secondo lui sono questi dialetti che riescono effettivamente a in qualche modo a rappresentare l'anima, gli stati dell'animo. E lui dice che appunto il dialetto nasce dalla carne e dal sangue, mentre l'italiano è perfetto per i manuali del codice civile e penale. Che bello. Diciamo che l'italiano è una lingua che appunto non esiste, è una, nel senso esiste, ma non si è creata appunto dal popolo, quindi in maniera naturale, ma è qualcosa che è stato un po' poi successivamente elaborata proprio per, esatto, proprio per permettere una comunicazione a tutta l'Italia. Però è comunque, penso che sia abbastanza evidente a tutti che il modo in cui ci si esprime attraverso il dialetto è qualcosa di molto più immediato da un punto di vista emotivo piuttosto che scusa, a proposito di aspetto italiano. Emotivo, tu come ti senti quando reciti in dialetto napoletano? Io cioè, mi trovi differenza rispetto a quando reciti in italiano? Allora, assolutamente, diciamo che istintivamente quando recito in dialetto sento proprio che ho una relazione immediata con le emozioni, soprattutto con le emozioni molto forti, sia quelle legate alla rabbia, sia quelle legate a proprio all'emotività, anche alla tristezza, ma anche appunto alla gioia, a tutto ciò che diciamo ha uno spessore molto emotivo, molto forte. Diciamo che il dialetto passa immediatamente, riesce immediatamente a collegarmi con questo tipo di emotività, quindi diciamo che quando recito in dialetto mi sento anche un po' più libera di esprimere queste emozioni, mentre quando recito in italiano è quasi come se effettivamente fosse una traduzione che devo fare dentro di me. Giusto. E non a caso lo ricordiamo che Piera Russo, oltre ad essere una bravissima attrice cinematografica e teatrale, è anche una dottoressa in psicologia, quindi ha delle facoltà diciamo superiori nell'analisi del codice, quindi dell'idioma, e anche di quelli che sono gli aspetti emotivi che si provano quando viene emesso
un codice. Ricordiamo, la comunicazione è fatta di un codice, di un emittente e di un ricevente, però il ricevente sicuramente, come dicevi tu, assume altre informazioni quando acquisisce il dialetto napoletano, diversamente da quello che invece riesce ad assumere quando ascolta l'italiano. Quindi... sì, anche se non lo capisce, cioè la bellezza dei dialetti è proprio che riescono ad arrivare, ovviamente concettualmente magari non arriva tutto, ma emotivamente riescono ad arrivare veramente a tutti, e questa è una grandissima risorsa, e non è un caso appunto che poi il teatro napoletano è riuscito a diventare famoso in tutto il mondo. Eh sì, l'altra volta abbiamo parlato di Edoardo e di quanto la poesia di Edoardo sia teatrale. Senti, ma che c'entra la poesia teatrale con il teatro? No, diciamo che rispondo. Allora, la poesia teatrale di per sé è poesia, nel senso che magari per poesia teatrale mi viene in mente che è qualcosa che è stato proprio pensato per il teatro, una poesia pensata per il teatro, cioè per essere rappresentata in teatro. Però in generale la poesia di per sé ha come elemento diciamo imprescindibile la sonorità, certo, oltre ad una metrica molto precisa, e quindi paradossalmente, certo, recitare delle poesie a teatro risulta più facile perché c'è un suono che è naturale, e in più anche le pause sono già diciamo nascoste, cioè sono esplicitate dal testo, quindi certo. Sono intrinseche al testo. Sono intrinseche al testo, e quindi fondamentalmente devi semplicemente decodificarlo, certo. E stiamo parlando di una comunicazione senza tempo e senza limiti. Assolutamente, modo. Cioè perché comunque parla ai sensi. È vero, quello avalli quello che in effetti ho sempre sostenuto, al di là di quelle che sono le vicende storiche, i Longobardi, i Sanniti e tutto quello che in effetti ruota intorno alla storia partenopea. Allora, stasera, per approfondire questo discorso che faceva Piera della teatralità della poesia, questa sera Piera ci regalerà l'interpretazione, la sua interpretazione di poesie in dialetto napoletano che io ho scritto e sono contenute in due antologie intitolate Granelli di parole, edite dall'editore siciliano Chimeric, e in queste poesie, tra queste poesie ci sono tre poesie che si sono piazzate ai primi posti in un concorso nazionale, in tre concorsi nazionali, in tre edizioni 2017, 2018, 2019, concorso nazionale di poesia in vernacolo intitolato ai poeti lucani Carlo e Antonio Tortorella, indetto dall'Associazione Culturale A Castagna La Critica e con la collaborazione dell'Università degli Studi della Basilicata, dove la commissione giudicante è stata costituita da scrittori meridionali, giornalisti meridionali, ma è stata presieduta dalla professoressa Patrizia Del Puente, che è docente di glottologia e linguistica presso l'Università degli Studi di Potenza, che io ammiro moltissimo e che saluto con immenso affetto. Queste poesie verranno interpretate diciamo, ecco, con una napoletanità che è quella di Piera Russo, e trovano sfaccettature più diversificate. Le sfaccettature più diversificate nel lettore cercano ovviamente di sollecitare anche delle riflessioni. La prima poesia che vorrà recitare Piera Russo, lo dico con un po' di commozione, è dedicata ad un mio caro amico scomparso di recente, che è Gerlando Lopresti, in un terribile incidente automobilistico. Commoviente è la prima poesia che reciterà Piera Russo. Commoviente. È una maschera fum stu cielo che trona, viente terra spiro in goppa croce chi chiagna e chi sona, e chiova. Chiova in goppa e panna spasa, smagna chi non trova pace, avanzo per e se ne trasa. Sotto all'acqua una rosa tremme e sbatta, o viente vatta in goppa e spina, e non sape che l'aspetta. Faccia gialle chi ha spugliate suona, se lavate in mano e sa nasconna. Scete ma sto suon amare, con marraggia, sangue rinda all'occhio, lacrima e coraggio. Mane chi stumara casaglia fino a ca,
stracciate me pensiero, facetela sbaria. Tu si commoviente che scommoglie, sbatte in vietta un momento e roppa d'arravoglie. Mo, cor miezze e fronna, a dove ente sa nasconne e poi scassa sta catena e morì, non va la pena. Sto silenzio è una galera più nera la miseria e non scippa a tradimento in coppa a faccia mia una sorta senza porte e chiun fama la pazzia. Basta, uscite fuori, che stai a casa mia. E si corre malamente, scansa malucchie che sta gente carire e sallamente, buongiorno e tenamente. Se io viene me schiaffia, tu tieni me abbracciata, casi pure rimane non fa giorno, non è peccato. Bellissimo, non perché l'ho scritta io, ma emozionante, davvero emozionante. Molto bella. E grazie, è emozionante, ma è bella la tua interpretazione, perché l'hai intercettata e l'hai messa a fuoco in maniera perfetta, quindi sei riuscita ad emozionarmi non poco. Sono contenta. Perché Pirarusso ha uno spessore artistico di rara fattura, veramente di rara fattura, è riuscita a intercettare il mio stato d'animo, ecco, il mio modus operandi in quella poesia, quasi ha compreso le vibrazioni di quegli stati d'animo un po' complessi, un po' complicati, che in effetti riguardano un pochino il vivere di tutti i giorni, con le vicissitudini che in qualche modo interessano tutti quanti noi e che ognuno gestisce e affronta in modo diverso, in modo diversificato. Tu come, io l'ho vista così, tu come l'hai vista, Piera? Allora, ti devo premettere che questa è la poesia che mi piace di più. E il fatto che comunque è legata ad una persona cara e quindi ha un grande, cioè, ovviamente emotivamente ti coinvolge tanto, sei riuscito secondo me ad esprimerlo molto bene e è bella perché è una poesia aperta, cioè anche questa sorta di volontà di, appunto, di esprimersi e di sbariare, ecco, di... Esatto. Di uscire fuori, di rivelarsi, esatto, esatto, esatto. Sì, senza remore, senza vincoli e senza limitazioni. Ebbene, io devo dire una cosa, a prescindere da quello che diceva Piera, scrivere in dialetto napoletano è un'impresa abbastanza responsabilizzante, è quello che diceva la docente di glottologia Patrizia Del Puente, che ha giudicato questa poesia, che è piazzata seconda nel 2017 nel concorso nazionale di cui ho detto prima, perché si rischia di sfociare nella retorica o nei luoghi comuni, e questa è una cosa che io invece evito in tutti i modi, spero di riuscirci sempre, spero di tirar fuori dalle poesie, ecco, una forza e un'emotività che in qualche modo raggiunga l'ascoltatore e lo faccia riflettere, perché nel dialetto napoletano c'è molto pathos, no? Parlavamo del greco l'altro un poco tempo fa e di quanto sia pregno questo dialetto napoletano di influenze linguistiche dialettali, cioè linguistiche romane, latine e anche greche. E bene, insomma, è una responsabilità grossa scrivere in dialetto napoletano, perché il dialetto napoletano è come una macchina dalle prestazioni eccezionali, e quindi mettersi dentro e guidarla e farla esprimere al meglio è una responsabilità grossa, perché non è facile, ecco, insomma, gestire una linguistica e un codice così importante, così pregno di sofferenza, ma anche di vita, di rivalsa, di riscatto, perché io vedo tutto questo nel dialetto napoletano, una serie di un coacervo di elementi che si fondono per l'affermazione del pensiero, e che quindi in qualche modo racchiudono anche la storia della napoletanità, dell'area partenopea, dei cittadini dell'area napoletana, come anche quelli casertani, quindi tanti anni di sofferenza, ma anche tanti anni di tanta volontà di riscatto, tanta volontà di affermazione. E sono proprio contento, io sono commosso, veramente ti ringrazio, perché era proprio questo che
che volevo esprimere. Vabbè, vogliamo passare alla seconda poesia, e questa quale poesia? L'occhio. Okay. Mi sembra che hai scelto come in questo podcast. Sì. Sì. Gli occhi sono, si dice, lo specchio dell'anima, però il dialetto napoletano coglie qualcosa in più negli occhi di un interlocutore, o riesce comunque dagli occhi a esprimere dei concetti più vasti, vasti come il mare, come un contesto senza dimensioni dove si possono cogliere delle emozioni e delle sensazioni diverse da quelle che si possono cogliere normalmente con le altre lingue e con l'italiano stesso. Quindi io, il mio sforzo è sempre quello di tirar fuori questa sensazione, questo tentativo per andare oltre, ecco, proprio attraverso uno sguardo, attraverso gli occhi. Sentiamo da Piera Russo L'occhio. L'occhio. Scorro timba rindall'a questi canali, suon neon, sotto luna sono tutto uguali. A certa rapa porta a pocondria, con mana vecchia embriaca sai e scenne, se perde pa via. Occhio chiuso, lingua vacante, una ruffiana salisce capilla e segreto importante. Occhio nero, nottata storta, a guerra stare da porta. Una barca vecchia se specchia rindo porte, non se ne importa. Tuocche campana, vote e gira stu gabbiana. Goppa sti scala così appesa, l'occhio sti cristiano, occhio fridde, yang commossala, mano appesa, e un corpo smagna te fa male. Occhio che tutto si è pigliato, e ha paura assemmanata, rinde casa, fora via, miezzallata. Occhio che è contenta, e se venne a tradimento, momento per momento, occhio e chi non tana niente, eppure te resta l'occhio per te fa vedere che senta. Rinda all'occhio, a verità chissà per sta lontana. Se io sangue non ti cosce, passo oggi che venne rimana. E tu, carinda in mano, stringi che sta croce, per trovare un po' che pace, sienta che sta voce, vire catarisce. Letto scummigliato, balcone spalancato, o mare sei zata, siente le sfugà. Scela casa addorma, rinda all'occhio, solo casa scedera non suona, l'acqua cata in fonna, che ste a libertà. O tempo s'imbroglia, darra voglia e se ne va. Che m'importa, o viene da cagnà. Che bella. È sempre bella l'interpretazione, non ho la velleità di dire che, no, che la poesia sia bella, insomma, anche se insomma è stata riconosciuta anche questa, insomma, in qualche modo è un piacere, veramente un piacere ineffabile ascoltare le mie poesie recitate da Piera Russo. Veramente le sto riscoprendo degli aspetti quasi nascosti, insomma, anche perché forse il dialetto napoletano è sempre pieno di sorprese, no? È pieno di elementi nuovi, di elementi innovativi, di sfumature da cogliere. Io parlavo appunto proprio di sfumature caleidoscopiche, cioè di come queste sfumature linguistiche, queste espressioni, queste parole possono combinarsi come dei colori per dare vita a figure sempre differenti. Questo è l'aspetto illimitato del dialetto napoletano. Non so, vorrei sentire ovviamente da Piera Russo un commento suo, ecco, anche perché io quando parlo di occhi parlo anche di empatia, attenzione. Penso sì, che tu l'abbia capito. Anche questa poesia, anche come quella di prima, mi dà un senso di apertura a un certo punto. E tu parlavi di sonorità, ma il bello è che c'è anche un bellissimo ritmo in queste poesie, sicuramente dato dal dialetto, ma sicuramente dato anche da queste evocazioni continue, da questo continuo, diciamo, continue connessioni anche con immagini della natura in qualche modo. E poi sì, la cosa che mi colpisce è che entrambe le poesie hanno questi, una sorta di due aspetti, cioè un polo appunto di tristezza legato al vedere determinati comportamenti umani, dall'altro lato però c'è sempre questa, poi questo elemento che ti viene a salvare, questo riuscire comunque a vedere il bello e appunto in questo caso degli occhi, quindi dell'animo umano, delle persone,
E quindi è bello, è un continuo su e giù in qualche modo emotivamente. Sono aspetti idiosincratici, a volte contrastanti, ma un po' come le sintesi hegeliane, tesi, antitesi e sintesi in qualche modo. E quindi tu che sei psicologo, insomma, sai di cosa sto parlando, insomma, in ogni caso era questo, sì, l'intento era questo, sì, l'intento era quello di in qualche modo buttare fuori questi aspetti contrastanti dell'animo umano e di cercare una sintesi, un po' come il napoletano in genere, perché il napoletano è triste ed è felice allo stesso tempo. A volte penso alla maschera di Pulcinella, no? Che è nato dall'uovo e quindi in qualche modo è in grado sempre di gestire questa tristezza con quella maschera pirandelliana, vedi, tutto si fonde intorno a questo concetto. E la napoletanità è proprio questa, forse è una filosofia sui generis che molto spesso non viene compresa, ma ti assicuro che io che ho insegnato e ho conosciuto molti settentrionali, quando il settentrionale riesce ad entrare in questa mentalità, in questa forma mentis, ne subisce soltanto il fascino e resta lì incantato a cercare di rielaborare, e ti guarda anche con un occhio diverso, perché sei stato in grado di aprirgli un mondo che lui non era in grado di vedere, non perché non ne avesse le facoltà, ma perché viene da una forma mentis, da una cultura leggermente diversa. Quindi in qualche modo noi siamo in grado, ecco, comunque di aprire degli spunti di riflessione e delle vedute, ecco, perciò parlavo di finestra tra le note, perché la finestra è un punto di vista, è la posizione, la postura per uno scenario che può avere diverse connotazioni, e il dialetto forse è quello più colorato, ecco, perché si presta a maggiori declinazioni, a maggiori utilizzi, maggiori usi. Ma la comunicazione in dialetto, proprio, io spero che non si perda mai, perché la comunicazione, anche l'arte espressa in dialetto, ha una forma tutta differente. Poi magari nel podcast che segue andiamo a dire perché c'è questa musicalità innata nel dialetto napoletano. Bene, mancano pochissimi minuti alla fine del podcast. Sono veramente lieto, e dire poco, emozionato all'ennesima potenza di aver ascoltato le poesie che ho scritto, che hanno anche riscosso un successo, ecco, nel concorso nazionale tenutosi in Basilicata, e la felicità maggiore di averle ascoltate dall'interpretazione magistrale di Piera Russo, che ha una napoletanità veramente vibrante, diciamo di spessore veramente importante. Quindi io ringrazio Piera Russo, ringrazio tutti coloro che vorranno avere la pazienza di ascoltarci, e ci vediamo alla prossima puntata, alla seconda parte di questo podcast, sempre dedicato al dialetto napoletano e alle sue sfumature. Arrivederci e alla prossima. Arrivederci.